di Roma e punta a decapitare i vertici delle organizzazioni che riforniscono le principali piazze di spaccio della capitale. Difesa dai palazzi delle case popolari, la famiglia. Ecco quali sono le conseguenze del proibizionismo: Salvini, Meloni, Di Maio, Zingaretti. Le mafie e la criminalità che gestiscono il traffico degli stupefacenti. Sarebbe stato arrestato oggi se non fosse stato ucciso il 7 agosto scorso. Nuova Piduri Ciogelli, ecco la svolta totalitaria che impedisce anche la liberalizzazione della droga di genere, che impedirebbe questi mercati della mafia e della malavita. Le maniere forti. Immediatamente veniva dato mandato alla batteria dei vecchiatori che, utilizzando termini propri dell'organizzazione stessa, procedeva a massacrare, a spappolare le vittime. Associazione finalizzata al traffico di droghe, estorsione, lesioni e possesso di armi, le accuse per i 51 arrestati. Fabietti si occupava dell'approvvigionamento, Piscitelli inserito e rispettato dalla mala romana delle coperture. In manette anche tre ultras laziali vicini a Diabolik, uno dei quali, esperto di informatica, garantiva sistemi sicuri per comunicare. Era un gruppo in cui ci sono pezzi, come dire, di criminalità sportiva, pezzi di criminalità politica, pezzi di criminalità operante nel settore degli stupefacenti, tutti accomunati da una sorta di vincolo associativo. Legami interrotti, lasciando almeno per ora un vuoto nella forza. Ecco le conseguenze del proibizionismo: Salvini, Meloni, Di Maio, Zingaretti, Renzi, Speranza, Frattoiani. Una vergogna. Nuova Piduri Ciogelli. 120 milioni di euro. Svolta autoritaria che impedisce anche la liberalizzazione delle droghe leggere. Oltre 4.000 di hashish intercettato. Fabietti commentava così: la devo dare a tutta Roma. Nuova Piduri Ciogelli, Di Maio, Zingaretti, Frattoiani.